WhatsApp. Ancora si muore così. Purtroppo così. Successo e insomma speriamo che si possa fare qualcosa di più per la sicurezza. Claudio. Beh, sono quelle cose che lasciano un po' nella madre bocca perché sono qualcosa che non vorresti mai vedere. Poi vabbè, per Davide abbiamo condiviso momenti e quindi è... segna, insomma, qualcosa che segna. C'è un dato, un ricordo bello di Davide Rebellini? Di Davide posso condividere tantissime cose, nonostante siano stati anche rivali, ma la semplicità dell'uomo, la dignità di quello che faceva, ha fatto la dimostrata fino alla fine. Ha avuto quello che nessuno vorrebbe avere, potessi godere la vita dopo quello che è stato l'uomo, la fatica, il suo dover dare tanto nel mondo dello sport, che ha dato tanto, non è bello quello che è successo. Tanti bei ricordi, dopo ci ha lasciato quando lui aveva deciso di smettere di correre, un momento in cui sicuramente dove aver potuto continuare a vivere nella sua vita tranquilla, diciamo di post carriera. Soltanto è successo quello che è successo e sono così. L'ultima pedalata che avete fatto insieme, la ricordo? No, io l'ultima volta che l'ho visto era stato giù al Galà dell'UCI a Monte Carlo. L'avevo visto lì dopo un po' di tempo che non lo vedevo, non pensavo di ricordo. Grazie. Noi che siamo lì a porta fuori cosa. Poi dobbiamo dire che c'è un po'... Thank you.
arriva col film, mentre arriva il ferro, io te lo blocco. Sì. Si immagina la moto.
tanti ricordi che adesso divideremo insieme. Inizieranno delle persone che leggeranno dei pensieri in nome della famiglia e poi tutti gli altri di conseguenza dell'ordine che mi è stato già detto. Possiamo sedere intanto per questo momento da vivere comunque in un clima di fede e di preghiera. Ce n'è tanto da ricordare e noi lo custodiremo nel cuore. Sei stato e sarai sempre uno zio speciale, non solo per le tue vittorie, ma anche per il tuo esempio di umanità, la tua profonda sensibilità, il tuo grande affetto e la tua generosità verso tutti. Adesso sei diventato un angelo, il più bello del paradiso. E non lo diciamo perché sei nostro zio, ma perché è davvero così. Hai attraversato il confine della vita con la tua bicicletta e con il suo figlio continuerai a portare attraverso le strade del cielo, dove magari un giorno ci incontreremo tutti. Ti preghiamo, veglia su di noi con la tua legge ed accompagnaci lungo il cammino della nostra crescita. Ciao, zio Davide. Salutici tanto, il mondo Gedeone. E con grande commozione e con grande affetto che in questo momento di dolore tutta la città di Lonigo si stringe attorno alla famiglia di Davide e Evelyn, alla moglie Françoise, alla mamma Brigida, ai fratelli Simone, Stefano e Carlo e a tutti i familiari, i parenti e gli amici. La drammatica scomparsa di Davide ha colpito profondamente tutta la comunità. Era appena tornato a casa qui, a Madonna di Lonigo, qualche giorno per passare un po' di tempo con la mamma, colpita a luglio dalla perdita del marito Gedeone, il papà di Davide. Era stato proprio lui, Gedeone, grande appassionato di ciclismo, a mettere in sella fin da piccolo il figlio Davide, che aveva iniziato a correre con la squadra amatoriale del papà, la Rebellin Market, quando aveva appena 8 anni. E ogni domenica portava già a casa le prime coppe. Un talento naturale e una carriera straordinaria. Da dilettante ha vinto il Giro delle Regioni, la prova su strada ai Giochi del Mediterraneo, la medaglia d'argento ai campionati del mondo di Stoccarda.
Professionista dal 92 fino al 2022, è stato uno specialista delle classiche. È stato il primo ciclista capace di conquistare le tre classiche delle Ardenne, l'Amstel Gold Race, la Freccia Valone e la Liegi Bastogne Liegi, tutte e tre di fila in una sola settimana. Una serie interminabile di successi, tra cui una tappa al Giro d'Italia con 6 giorni consecutivi in maglia rosa, la Parigi-Nizza, la medaglia d'argento nella prova in linea ai Giochi Olimpici di Pechino, nel giorno del suo 37° compleanno, a dimostrazione di capacità fisiche e caratteriali decisamente fuori dal comune. Una carriera straordinaria, chiusa poco più di un mese fa, dopo 30 anni di professionismo, con la sua ultima gara ufficiale, la Veneto Classic, sulle strade di casa, perché aveva voluto salutare il gruppo e i propri tifosi con una giornata di grande festa sulle sue strade di casa. Smetto, sì, ma solo di gareggiare. Il mio rapporto con la bicicletta non finirà mai. Questo aveva confidato Davide e i suoi amici alla fine della gara, poco più di un mese fa. Poi il ritorno a casa, qualche giorno per stare con la mamma, con i fratelli, con gli amici, e la sua solita immancabile pedalata sulle strade e sui colli qui attorno. E poi la tragedia. Una tragedia che ha lasciato e lascia ancora tutti noi con due sentimenti contrastanti nel nostro cuore. Da una parte, un sentimento di partecipazione al dolore, un sentimento nobile, profondo, che unisce, un sentimento che oggi raggiunge la sua massima intensità, e dall'altra un sentimento di rabbia per quello che è successo, per come è successo, un sentimento violento, un sentimento che divide, un sentimento che solo la giustizia può mitigare. Una giustizia che speriamo e vogliamo arrivi presto. Chi abbandona una persona morente, si uccide in una strada dopo averla travolta, non può rimanere impunito. Grazie Davide, grande uomo, esempio di umiltà e tenacia. In queste poche, semplici parole, scritte nello striscione appeso sopra il bar Ultima Tappa di Madonna di Lonigo, c'è tutta la figura di Davide. Grande uomo, non solo un grande e grandissimo sportivo, ma un grande uomo che è molto di più. Un uomo semplice, genuino, mai arrogante, sempre con quel sorriso dolce e tipico di chi è consapevole di aver raggiunto grandi traguardi nella sua vita, ma mantiene sempre intatta la sua semplicità d'animo. Un grande uomo innamorato della sua terra, che in ogni occasione rivendicava con orgoglio di essere vicentino, di essere di Madonna di Lonigo. Ovunque sia andato, Davide ha sempre portato con sé la sua città. Il nome della nostra città ha seguito tutte le sue imprese e le sue vittorie. È per questo che ora tocca a noi, cittadini di Lonigo, restituirgli questo amore e ricordarlo in modo perenne nella nostra città. Lo faremo presto. E lo faremo in armonia e in condivisione con chi lo ama di più, la sua famiglia. Esempio di umiltà e tenacia. Davide aveva un talento naturale e delle doti fisiche straordinarie, ma tutto quello che ha conquistato lo ha ottenuto con la fatica e la tenacia tipica della nostra gente. Quanta fatica, quante battaglie, e non solo con gli altri ciclisti sulla strada, ma anche contro il fango e la cattiveria. Quanta umiltà e quanta tenacia per continuare.
continuare a lottare sempre a testa alta contro avversari che non puoi sorpassare con una volata perché sfuggono e si nascondono. Ai ragazzini che gli chiedevano qual era il segreto del suo successo e che cosa dovevano fare per essere come lui, Davide rispondeva: dovete amare quello che fate. Se ami quello che fai, non ti arrendi alle prime difficoltà e dai sempre tutto te stesso, proprio come faceva Davide. Esempio e stimolo per tutti i ragazzini, per i quali aveva un'attenzione particolare. Proprio il giorno della sua drammatica scomparsa ci doveva essere un incontro con lui, suo fratello e l'amministrazione comunale per pianificare la giornata nella prossima primavera per festeggiare la sua uscita dal professionismo qui sulle strade di Lonigo con le altre associazioni ciclistiche del nostro territorio. Una giornata in cui Davide voleva coinvolgere soprattutto i ragazzini per trasmettere loro il suo amore per il ciclismo. Un destino tremendo ha cancellato questo incontro, ma noi questa giornata la faremo lo stesso, lo faremo sicuramente, e Davide sarà lì a pedalare con noi, con le associazioni a cui la sua figura ha dato impulso e con i ragazzi più o meno giovani che si esaltavano alle sue vittorie. Vorrei salutare Davide rileggendo con voi il messaggio d'amore più bello per lui, che è quello che gli ha lasciato la sua famiglia. Davide, sei nato luminoso e hai vissuto emanando così tanto splendore e amore da illuminare i nostri volti e i nostri cuori. Ora che sei diventato il nostro angelo, ti preghiamo di proteggerci con la tua luce così bella, dolce, amorevole, pura e gloriosa. Davide, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Ciao Davide, pedala tranquillo per la tua ultima volata. Ora nessuno potrà fermarti. Taglia il traguardo con le braccia alzate e il sorriso sul volto. Il cielo ti attende, l'amore ti accompagna. Ciao Davide, sono il dottore. Ti salutano anche i ragazzi. Col saluto di un tempo, che tale è rimasto, sono qui a rappresentare il gruppo sportivo Rivoli, insieme con Gianni, con Dino, con Giuseppe, con Roberto, con Enrico, Emiliano, Paolo e tanti altri collaboratori. Sono qui a dar voce ai tanti corridori che insieme a te hanno fatto quel percorso insieme alla nostra famiglia sportiva. Ma credo di interpretare il sentimento dei presenti. Vedi che qui c'è il mondo, il tuo mondo. Siamo stati fortunati ad averti vicino per tanti anni. Adesso lo capiamo. E abbiamo il dovere di tramutare questa fortuna e di conoscenza perenne. Perché vedete, nella nostra esistenza rimane l'amore che abbiamo dato agli altri. E tu, Davide, ci hai dato tanto amore. Dopo la Pizzini sei arrivato alla Rivoli. Se vincevi, ti capitava spesso, un leggero sorriso. Come dire, ho fatto quello che potevo fare. Se perdevi, la faccia un po' più seria. Nessuna recriminazione. Guarda.
andavi sempre lontano, sempre avanti. Il tuo aspetto mite contrastava con un carattere interiore molto forte, con una capacità, direi unica, di accettare anche la sofferenza. Mai una lacrima ho visto uscire dai tuoi occhi, anche di fronte a fratture multiple che ti hanno obbligato a 40 giorni di letto a 19 anni nel pieno della stagione. Hai mantenuto intatta, come diceva prima il sindaco, la tua passione per la bicicletta, dal primo all'ultimo giorno. Quanti giri ti volevi fare da solo sul circuito delle acque quando dovevi finire la preparazione per una gara importante? Mai un'imprecazione, un giudizio negativo o una mala parola verso un compagno, una squadra o un avversario. Hai avuto tanti avversari sul campo e con quelli le hai date ed hai prese. Ma hai avuto tanti avversari nascosti che ti hanno fatto una guerra sotterranea per rubarti la tua immagine di persona onesta e pulita, come se tu avessi bottega e retrobottega. Ora la medaglia olimpica non è più un problema. Tu l'avevi vinta, tu l'avevi meritata, te l'hanno strappata ingiustamente. Facciano ora quello che vogliono. Tu hai risposto con il silenzio e hai sofferto, molto sofferto, perché sentivi che ti stavano rubando ingiustamente alcuni anni di carriera ad alti livelli. Mai dimostrato che solo con un fisico integro, con una vita di atleta esemplare e unica e con una volontà ferrea si può arrivare ad essere competitivi fino a 51 anni nel professionismo. Davide caro, sei stato, sei un uomo di grande fede e noi tutti oggi vogliamo dare credito alla tua fede, pensando che tu ci stia sentendo, che tu ci stia ascoltando e che tu senta l'affetto che ognuno dei presenti ti sta offrendo in questo momento. Ciascuno di noi attraverso la fotografia
C'è chi lo ha conosciuto e lo ricorderà come il grande campione che è diventato. Ma noi lo portiamo nel cuore soprattutto come insostituibile e affezionato compagno di viaggio. La tenacia, l'umiltà, l'onestà che lo hanno caratterizzato sono sempre appartenute. Era un guerriero, umile, forte e deciso nei suoi intenti. Ha sempre saputo cosa voleva fare da grande. Lo caratterizzavano una timidezza e una riservatezza come poche. Era spesso silenzioso, non perché non avesse nulla da dire, piuttosto perché preferiva agire e nella sua vita l'ha dimostrato. La nostra cara maestra Giovanna, quando voleva aiutarci a comprendere il significato delle espressioni spirito di sacrificio e perseveranza, chiamava Davide alla cattedra, gli metteva un braccio intorno alla spalla e diceva: Davide, si sveglia presto e prima di venire a scuola aiuta il papà Gedeone ad aprire la sua attività. Lui aggrottava la fronte, rimuginando qualcosa dentro di sé, annuiva semplicemente e sorrideva. Davide sorrideva sempre. Il lunedì poi era il giorno in cui, con gli occhi che brillavano, poteva raccontarci delle sue prime conquiste, a cavallo della sua inseparabile bicicletta. E noi pian piano abbiamo capito che il suo sogno poteva diventare, come è diventato, realtà. Caro Davide, la tua ultima volata è verso il cielo, è proprio così. Ce lo ripetiamo ogni giorno. Sfreccia veloce lassù, accanto al tuo amato papà. Ti vogliamo bene. Sei nei nostri cuori, guerriero di luce. Sapere e le
Con il tuo infinito amore per la bicicletta abbiamo avuto il vanto di orientarci all'unisono verso lo sviluppo del nostro nuovo progetto che ci ha appassionato e di condividere la gioia di produrre e di progettare insieme. Ma oggi è con grande sofferenza che siamo qui a piangere la tua mancanza, il tuo sorriso, i tuoi occhi dolci, le tue parole di conforto in ogni situazione, i tuoi messaggi vocali chilometrici, i risultati del tuo viaggio. Quanta ammirazione nella tua devozione e professionalità a praticare questo sport, quanta serenità e determinazione per ogni tuo gesto centrato sul ponte delle due ruote. Ma dopo tutto è questo che ci hai lasciato come testimone, dedicarsi fino all'ultimo momento a ciò che amiamo. D'ora in poi noi abbiamo il diritto e il dovere di portare avanti con altrettanto amore, perseveranza e tenacia la nostra crociata nel tuo nome e in quello di altri ciclisti che oggi non sono qui. Abbiamo il compito di lottare per avere la sicurezza che meritiamo sulle strade, per tanti luoghi di lavoro, per ottenere il rispetto lecito tra noi e tutti gli altri utenti della strada, perché tutti escono da questa ruota di concetto della società che gira, gira e gira, tutti corrono e come nessuno tutta l'uno per l'altro. Che sia questo uno stimolo a rialzarci tutti insieme, a ricomporre il gruppo, tutti a far parte della stessa squadra per arrivare insieme all'arrivo e vincere questa gara che ci dobbiamo dare. Ma per noi non ci sono qui, i campioni come te rimangono nel cuore e per questo la tua anima non morirà mai. Buon viaggio con l'anima. Gracias.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio della speranza che ci riempie di ogni consolazione e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Abbiamo posto qui davanti all'altare del Signore l'esistenza compiuta di Davide. Sono molte le domande che ci abitano e non pretendiamo di trovare qui delle risposte ad una morte inspiegabile come la sua. Vogliamo lasciare che questi interrogativi vengano illuminati dall'ascolto della parola di Dio e dalla celebrazione dell'Eucaristia, che viviamo alla luce di questo cielo pasquale, a ricordarci che con la sua risurrezione Cristo ha messo fine ad ogni potere della morte su di noi. Spiritualmente si uniscono con la loro vicinanza a questa celebrazione anche il Vescovo di Vicenza, Don Roberto, che è in cura per un infortunio, ma esprime la sua vicinanza e solidarietà a ciascuno di voi. Per celebrare i santi misteri chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore, difensore dei poveri, abbi pietà di noi. Grazie.
se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città se sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Ci vengono consegnate per poter già oggi qui in questa assemblea fare esperienza di Pasqua. E lo facciamo aiutati dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato, unica fonte di vita capace di oltrepassare la morte. La prima lettura, inno alla carità, San Paolo mette in luce una cosa importante. E prima di parlare dell'amore che questo inno descrive, vogliamo guardare alla conclusione di queste parole. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora vedremo faccia a faccia. Parole che descrivono molto bene come ci si sente davanti alla morte di Davide. Non riusciamo ad afferrare il senso di quello che è capitato. Ci scopriamo improvvisamente confusi, soli, magari arrabbiati. Vediamo come in uno specchio. Al tempo gli specchi non riflettevano l'immagine in modo nitido, chiaro. Eppure sono convinto che ci siano delle persone che riflettono un'immagine, una luce che ci aiuta a cominciare da questo pellegrinaggio terreno a vedere in modo un po' più chiaro quello che è il volto di Dio, che ci rivela che il mistero non è nient'altro che un sorriso, uno sguardo benevolo sulla nostra vita. Sono riflessi che ci annunciano e ci rendono più certi che, come scrive San Paolo, allora invece vedremo faccia a faccia. Il faccia a faccia non è il contrario dell'immagine rispecchiata, anzi la porta a compimento, le dà compimento nella realtà. E questo può accadere soltanto se viviamo l'amore come ce lo descrive San Paolo, in modo disinteressato, umile, senza cercare l'orgoglio. Sono convinto che chi ha conosciuto Davide, e in questo tempo me lo ha testimoniato, ha fatto esperienza dell'amore che è circolato nella sua vita. Una vita dedita al ciclismo, passione ricevuta dal papà Gedeone che abbiamo salutato a luglio. Una vita umile e vissuta con fede e devozione, che ha coltivato fin da piccolo nel santuario della Madonna dei Miracoli, dove quando tornava a casa dai suoi tour da ventenne con gli amici celebravano una messa di ringraziamento. Tratti della vita di Davide che ci chiedono di essere ereditati come valori umani che lui ci lascia, perché li facciamo fruttificare tra di noi per lasciare un'impronta positiva in questo mondo, anche grazie al suo esempio. E in quest'ottica va anche il brano del Vangelo, essere sale e luce del mondo. Il sale dà sapore ai cibi, li conserva. La luce invece è immagine su cui desidero un attimo fermarmi.
la speranza per continuare il cammino e la fiducia per crederlo già accolto nell'abbraccio eterno di Dio. Preghiamo insieme, diciamo, rinnova, oh Dio, la nostra speranza. Rinnova, oh Dio, la nostra speranza. La tua parola, Signore, non mente, ma sempre ti sorprende e dona ciò di cui abbiamo bisogno, aprendoci cammini insperati. Fa che davanti all'improvvisa scomparsa di Davide, ciascuno di noi possa rinnovare la fede nel Cristo risorto. Preghiamo. Rinnova, oh Dio, la nostra speranza. Accogli, oh Padre, nella tua casa il nostro fratello Davide. Ti ringraziamo per il tempo che è rimasto con lui. Fa che possiamo tenere vivo il suo ricordo, portando avanti nella nostra vita tutto quello che abbiamo apprezzato di lui. Preghiamo. Rinnova, oh Dio, la nostra speranza. Per i familiari di Davide, sappiano sempre essere gli uni accanto agli altri e possano trovare nella comunità cristiana e civile chi li accompagna in questo momento difficile. Preghiamo. Rinnova, oh Dio, la nostra speranza. Per noi qui presenti, fa che sappiamo farci spendere il favore degli altri, perché incontrandoci possano avere riflessi in noi, immagine e il volto di Dio. Preghiamo. Rinnova, oh Dio, la nostra speranza. Signore, in questi momenti in cui sentiamo il dolore come ingiusto e comprensibile, noi ci perdiamo in sé il perché. Aiutaci ad alzare lo sguardo e a volgerlo a te. Noi pensiamo al tempo che non avremo più con Davide. Aiutaci ad essere grati per quello che abbiamo avuto e goduto con lui. Noi ci facciamo prendere dalla rabbia e dallo sconforto. Aiutaci ad accettare quello che ci fa male nella vita, con la consapevolezza che tu non ci lascerai mai. Per questo motivo.
ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Vediamo il tuo padre Deone,
congiunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio torni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli che crediamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santo. Thank you.
Dio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Davide giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Chi volesse ritrovarsi ancora a pregare per Davide, la messa di settimo sarà celebrata sabato 31 dicembre alle ore 18 in chiesa a Madonna. A nome della famiglia ringrazio a tutti voi che avete partecipato a questa liturgia di risurrezione, dalle autorità politiche, militari, l'amministrazione comunale, preti, il coro, chi ha vigilato anche sulla nostra salute. Terminata la messa ci sposteremo in cimitero a Madonna e sempre a nome della famiglia chiedo di lasciare questo rito soltanto ai parenti stretti. Quindi all'esterno tra l'altro del cimitero di Madonna c'è pochissima possibilità di parcheggio, quindi ci salutiamo qui uscendo poi dalla chiesa. Compiamo ora i riti di commiato, le preghiere con cui la Chiesa saluta un fratello, una sorella, le fa il prete ma le fa a nome di tutta l'assemblea, quindi ciascuno si senta partecipe con la preghiera. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio del nostro fratello Davide, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto, lo aspergiamo con l'acqua del battesimo. Onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera. Lo salutiamo con il canto della nostra fede, nell'attesa di innalzare con lui l'inno che dall'eternità risuona nelle sedi celesti.
Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Davide, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello Davide, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. Ti accolga il coro degli angeli e con Lazzaro povero in terra possa godere il riposo eterno nel cielo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Adesso le devo arrivare. Ma
ho letto, non so.